Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati su quella di John Trip. Questa volta siamo qui su un Hearthstone per continuare la nostra avventura sulla pietra Corrido Jackson. Fine. Bene, eravamo arrivati qua a Tarkus e abbiamo fatto questo mazzo l'ultima volta. Per chi mi ha seguito lo sa, sono entrato un po' di bestemmie in giro perché abbiamo rischiato di perdere, però abbiamo questo potere eroe noi con Reno. Vedremo se potrà tornarci utile. Non lo so. Vediamo qua. Se riusciamo a spaccare le chiappe a questo. Reno contro Tarkus. Da Tarkus. Vabbè, la pronuncia è quella che è. Diventeremo ricchi e salveremo il mondo. Saremo ricchi. Hanno intrapreso un cammino oscuro, ma anche voi. Va bene. Mi viene un'arma, io metterei via, non lo so, ma sì, io tengo tutto, ma che me frega. Luce. Ah, ma cacchio, ma ogni volta ne mettono di più, sì, sti Murloc. Aspetta. Oh, puoi lanciare una magia. Di cacchio me ne ha messo nel mazzo, scusa. Siamo partiti con 20 cassette a muro che abbiamo nel mazzo? È possibile? O 5? Boh, vabbè, non lo so. Abbiamo tentato a speculare. La luce si affievolisce. Ma noi combattiamo. Complimenti. È il murlocchino! Non c'è il suo potere eroe. Ha un servitore nemico che vuole pare il suo attacco. Ah. Non mi sembra il caso di copiarla. Ah, ok. Finito. Nessuno l'ha colpiamo visto. Oggi. Spero. Non scenderò a compromessi. Servo solo Tekan. Non bestemmiare. Fine. Un altro Murloc e ruberia. Quando gioco un servitore con un attacco. Un servitore con un attacco. Mi attacco. Cioè, voglio dire. Scusate, eh. Non ce l'ho. Che è successo? Allora, servitore con un attacco ancora non ne ho. Proviamo ruberia. Perché no? Murmia. Vabbè, picchiamolo. Che ti devo dire? No, questo no. Quello no, vediamo. Ah, anche lui è il Murloc. Attenzione, 02. La tua presenza mi offende. Bene, furto vitale rinascita, sei un figo. Vabbè, ma cioè, a sto punto faccio così. No, cioè, scusa, mi dai il totem della cura? No, mi dà quello dei danni magici, che non è male, comunque. Questo lo sacrifico. Questo lo tiriamo via così. E veniamo un'arma. Vediamo che arma ci dà. Ma che schifo è. Il grido di battaglia infligge 5 danni al tuo eroe. Non lo voglio. È la seconda volta che me la dà, credo. Si controlla un servitore con provocazione. Ah, più 2 attacco finché di che sta rimanendo sovraccarico. Ma che schifo, prendo questa. Boh. Questo non dovrebbe dare più un attacco a questi che nascono, scusa, eh. No, solo quando lo gioco. È zero. È zero. Non barare. Vabbè, no, giusto. È un 1-1, questo è zero. Prego l'arma. Pam, qua, qua. Scusati, pesce. Non serve un cazzo quel coso.
Io adesso vado di imboscate, ragazzi, perché non si sa mai. Magari qualcosa ci potesse tornare utile. Vado con l'arma, ma che sono servitore con provocazioni me ne strafrego. Tiriamo via questo... Sì. Sì, dai. Vai. Cominciamo a picchiarlo perché... altrimenti non andiamo da nessuna parte. Questo non mi piace. Un Goro appartiene agli... ai cosi, no. Questo mi piace invece. Più due danni magici più uno danni magici, eh. Sì, ho sbagliato a giocare. Me ne rendo perfettamente conto, ragazzi. Vabbè. Non serve un cacca. Vai. Bam. Un petalame lethal. Ma cos'è? Scegliere il bottino. Ah, oh, c'è Jaina. È tanta roba Jaina, Lama di Nec... No, no. Le pozioni. E io prendo Jaina. Cioè, è fortissima a lungo andare. Cioè... Cacchio, sono ottimi. Hai imparato a contare fino a 7. Dopo il 7 non esiste niente. Se ci sono 8 o più servitori sul campo, li distrugge tutti. Ma come 8? Ah, c'è tra me e i suoi, penso. 8, cioè ci sono 8 o più servitori del campo, li distrugge tutti. Come faremo? Cioè, come si fa? Se non si può riempire. Servitori forti? Vabbè, ma lui riempie e li distrugge, cioè. Finirà le carte, spero. Diventeremo ricchi e salveremo il mondo. Ma questa la tengo. Torishan per il momento no, è troppo alto. E non va bene. Questo va bene. Ma quanti cavolo ne mette di sti Murloc? Ma credo che ad ogni mano ne vada sempre o uno o due di più. Cosa rinveniamo qua? Non ci lamentiamo. Ma... ah, ma lo devi attivare. Ma non funziona. E... non puoi sfuggirci. Grande Murlocchino. Mau! Ragazzi, questa carta ce l'ho dorata. So che non serve un tubo, ma ce l'ho dorata. Ah, ecco. Che se mi andavi contro il micio... Ok, la Murmia con rinascita. Va benissimo. Andiamo a mettere una magia così. Gli diamo la possibilità di eliminare il nostro micio. Ah, no. Non ci sono 8 più servitori. È inutile che lo attivi sempre questo coso qua. Sono 5. Noi adesso andiamo con 3 imboscate. Riusciamo a fare fuori quelli? Sì. Andiamo con 3 imboscate. Poi andiamo con ruberia. Agli altri miei robot. Robot? Cioè, che robot è? Ma che robot è? Non esistono i robot qua. Cosa possiamo fare? Ah, e se. Più avanti, più avanti. No, ce ne sono 8. È inutile che lo attivi sempre per primo, sta cosa. Api! Ma sono tutte 0.
forte è quello che riduce l'attacco di uno, eh? Utile giocare le api. Bene, questo che fa? Ah, mette due scoiattoli 1-1. Va bene, non ho robot, è inutile che mi dai sta cazzo di carta, non ce li ho. E ho gioco rinascita, ho anzi, sapete che faccio? Ma io gioco questa, ragazzi. Questa gioco io. Per quanto riduce? No, di 2, no, dopo. Bene. La giochiamo dopo, vabbè. Mao. No, tra l'altro non conviene giocarla dopo perché sono già 5 e quindi basta che lui se ne evochi 2. 6. 7. Perfetto. Sono proprio perfetti, no? Beh, grande. Questo è culo, questo è culo, questo è culo, eh. Il suo è culo, la mia è classe. Mio caro coglionazzo. Aia. E niente. Che gli racconto? Vabbè, gli racconto quello che volevo far prima, no? La finiamo? Spara chiodi. Ottieni carica se l'avversario ha 6 o più carte in mano. Bene, ne ha esattamente 5. Mette nella tua mano una carta casuale paladino, però grido di battaglia. 6-6, 3-3. Io prenderei 6-6, ma che mi frega. Solo perché è 6-6, non lo tiene carica perché il grido di battaglia non si attiva. Però sono 6 così servitori, vediamo se rimangono in campo. Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe di no. Usa adesso il potere eroe. E io non so che cacchio fare. Sì, vabbè, ma vabbè. Era l'angolo di morte o quello di battaglia? No, l'angolo di morte. Eh sì, ma c'è. Sei. Ok. Perlomeno. Sono tanti. Giovani e forti. E sono... che cacchio però. Ma non sai contare fino a 7. Cioè più di 7 mi hanno detto qua, no? E quindi che cacchio. Allora cerchiamo di... No. Sega tronchi. Sega tronchi. In tu. Lui. In tu. Arma rotta. 8-5 in tu spacca ste robe. Ok. Ma vabbè dai. Controlliamo 4. Vediamo. Stiamo con 4. Perché ho visto che riempire troppo non conta. Non serve a niente. Va bene. 6. E basta, vero? Ok, basta. Abbiamo Jaina, che andrei a giocare immediatamente, perché ste cacchio di cose mi servono. Non è il potere che bisogna tenere, ma chi lo detiene. Vediamo se le spacca. No. Andrà contro l'8-5, però. No. Che doveva... Ah, ok, quindi si schianta su 2-6. Ma che forte, ma che forte! Troppo forti, ragazzi. Vediamo un po'... 9 danni, non va bene. Questo non va bene.
potrei avere la Lethal, però mi deve andare di lusso. Vediamo. Proviamoci, va. Deve andare bene, eh. No, deve andare bene, un cavolo. Abbiamo fatto. Vediamo. Andava bene. Oh, sì. Ho contato male perché avevamo anche potere eroe che faceva due invece di uno. Porcaccia la miseria, vabbè. No, faceva uno perché l'avevamo cambiato con Jaina. Però era sufficiente comunque. Va bene. Non mi interessa cosa dice Elise. Questo anello gigante viene a casa con me. Anello titanico, i tuoi servitori hanno più uno salute e provocazione. Passivo, vesti della riduzione. Dopo che hai pescato una magia riduce a zero, questo l'abbiamo già visto. All'inizio della tua partita mette 10 pergamene delle meraviglie. Oh, ma ancora queste pergamene delle meraviglie riciclate. Le pergamene riciclate. Oh, le pergamene riciclate. No, proviamo di provocazione, dai. Diamo ragione a Reno e vediamo che cacchio succede. L'ultima, ragazzi, dite. Vediamo. Ci sta. Barista. E che prendiamo, però? No, questa no. Cioè, questa no. Proviamo potenziamento eroico. Siamai. Ah, una piccola Ah, il locanda. bazar. Posso reclutare qualcuno Ah, che ci allora tenda la no. mano? Allora non facciamo la prossima, facciamo il bazar. Vai, Bob. Quello è un posto per riposarsi? Spero non sia un miraggio. Ehi là, Fustacchione, il solito? Ma è la stessa voce del barista dell'altra volta. Ah, abbiamo una carta che costa 2. Perché abbiamo 3 monete? Ah, 3 monete stavolta. Meno male che hanno cambiato qualcosa. Però abbiamo... Rimuove dal tuo mazzo avventura le carte da 2 o meno mana. No, mi servono, scusi. No, cioè no. Perché dovrebbe essere così utile? No. Ma come? Preparazione e tutto il resto le rimuove? No. È così folle che potrebbe funzionare. Non avesse la merda la userei. Ok, fa schifo sta locanda. Rinvengo la magia Se perché l'hai non... sentito qui, probabilmente è vero. Vedo borseggio. Lo rimuove, che rimuovo? Lo spargicenere posso rimuovere. 3-3 costo 3, non è proprio... O se no un servitore leggendario, dai, Ognuno vediamo. sa il fatto suo. Questo assolutamente no. Ozruk no. Per niente. Barnes potrebbe essere utile. Non mi ricordo. Abbiamo tanta roba con un rantolo di morte. Però abbiamo un sacco di roba con i danni magici. Però perché costa 5? Barnes costa 5? È stato nerfato, è vero. E allora no. È stato nerfato. Costa 5 Barnes invece di 4 per un 3-4. Un No. giorno Vabbè, torneremo prendo in questo, dai. guerra. Ne bocca larga. Porca miseria. C'è già provocazione. C'è già. No.
No, e rimaniamo con una moneta, chi se ne frega. Vai. Grazie, avere dei clienti affezionati significa molto per me. Cioè, è schifo sta cosa, eh. Lo dico subito. Ma proprio... Oh no, è il vecchio occhio bracco. L'avevamo usato questo nell'avventura precedente. Annoiato dal fatto di avere solamente un fucile, il vecchio occhio bracco ha deciso di darsi alle lame. Ma come? Ma no, gli aveva dato un fucile a cecchino. Cosa fa? Dopo che il tuo eroe è attaccato, metti nella tua mano una carta casuale del cacciatore. Va bene ragazzi, proveremo a vederla la prossima volta. Per adesso io mi fermo qua. È a 50 di vita, quindi non so, sarà abbastanza dura. Va bene, comunque sempre ragazzi fatemi sapere la vostra nei commenti, mi raccomando, like al canale e se condividete il video. Condividete ragazzi, mi raccomando, condividete il video, è l'unica pubblicità che può fare il canale, insomma. Volete aiutarmi? Bene, grazie a tutti per essere stati con me, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.